per me è un simbolo, un segno di rinascita, di ripartenza. Per noi è stato importante, soprattutto guardando anche la nostra comunità. Tornare a lavorare domattina, da domattina, dopo questo momento, che cosa vorrà dire? Vorrà dire sentirsi forse più sicuri. Per 3 giorni l'ITACI di Pistoia diventa hub vaccinale. Sino a sabato saranno 1.500 tra dipendenti, personale delle aziende dell'indotto e familiari che riceveranno il vaccino Pfizer contro il Covid. Dei nostri dipendenti stiamo parlando intorno al 90% di adesione, quindi che è una percentuale assolutamente elevata. I dipendenti l'hanno accolto con molto favore questa iniziativa, abbiamo avuto una ottima collaborazione anche con i sindacati e con i medici competenti. Noi abbiamo chiuso prima degli altri, in quanto non avendo capito quali erano i reali rischi abbiamo pensato di chiudere prima, ma immediatamente, appena si è capito, abbiamo aperto prima degli altri, anche perché il nostro ruolo della produzione di treni è anche un ruolo sociale, soprattutto per la pandemia. Più treni significa avere meno distanza a bordo dei treni. Quando verrete dentro, vedrete una fabbrica piena di treni che dovranno uscire molto velocemente e che daranno un contributo anche al distanziamento. Strumento per realizzare la campagna, un ambulatorio mobile che dopo aver toccato altra sede di ITACI Rail è arrivato in Toscana. Al fianco dei vertici dell'azienda ferroviaria anche il presidente della regione, Eugenio Giani. Oggi siamo in una dimensione che ci sta portando domani a superare 1.800.000 prime dosi. Per arrivare all'immunità di gregge non ce la facciamo solo con le 30.000 vaccinazioni al giorno degli 80 hub pubblici. Abbiamo bisogno di un lavoro più capillare, di cui le vaccinazioni aziendali sono fondamentali. Chi come ITACI risponde subito e mette in piedi questa organizzazione rende un grande servizio alla collettività.